Grazie ancora a voi tutti per di questo invito a parlare di un tema impegnativo ma anche affascinante come quale Dio per il mondo d'oggi. E vorrei iniziare con una citazione da questo libro di Martin Buber, L'eclisse di Dio. Martin Buber è stato un celebre filosofo di origine ebraica che ha scritto anche molto sul tema religioso. In questo libro racconta di un suo incontro con un anziano signore in una stanza di un editore dove lui stava correggendo le bozze di un suo libro. E questo anziano signore gli chiede di leggere forte le bozze del libro che stava correggendo. E in questo libro appariva molte volte la parola Dio. E a un certo punto questo signore dice, ascoltò gentilmente, anche se con meraviglia, e alla fine con evidente stupore. Quando ebbi terminato, egli intervenne, dapprima esitante, poi sempre più appassionatamente, trascinato dall'argomento che gli stava a cuore, e disse, come fa a pronunciare tante volte la parola Dio? Come può aspettarsi che i lettori accolgano questo nome nel modo in cui lo vorrebbe sapere inteso? Quel che intenderei con questa parola è al di sopra di ogni capacità umana di afferrare e di comprendere. Quale altra parola del linguaggio umano fu così maltrattata, macchiata e deturpata? Tutto il sangue innocente che venne versato in suo nome le ha tolto il suo splendore. Tutte le ingiustizie che fu costretta a coprire hanno offuscato la sua chiarezza. Qualche volta sentire nominare l'Altissimo col nome di Dio mi sembra una imprecazione. E Martin Luther racconta di aver risposto più o meno così. Sì, risposi. È la parola più sovraccarica di tutto il linguaggio umano. Nessun'altra è stata tanto insudiciata e lacerata. Proprio per questo non devo rinunciare ad essa. Generazioni di uomini hanno scaricato il peso della loro vita angustiata su questa parola e l'hanno schiacciata al suolo. Ora giace nella polvere e porta tutti i loro fardelli. Ma quando scompare ogni illusione, ogni inganno, quando gli stanno di fronte nell'oscurità più profonda e non dicono più egli, egli, ma sospirano tu e implorano tu, intendono lo stesso essere. E quando vi aggiungono Dio, non invocano soltanto il vero Dio, l'unico vivente, il Dio delle creature umane. La parola Dio non è forse proprio per questo la parola dell'invocazione, la parola divenuta nome, consacrata per tutti i tempi in tutte le lingue umane. Non possiamo lavare di tutte le macchie la parola Dio e nemmeno lasciarla integra. Possiamo però sollevarla da terra e macchiata e lacera com'è, innalzarla sopra un'ora di grande dolore. Possiamo chiederci a questo punto, è possibile recuperare la funzione che questa parola ha avuto di salvaguardia della dignità dell'uomo, di ogni uomo, soprattutto della responsabilità dell'uomo nei confronti degli altri uomini? Oppure si dovrà cercare altrove la salvezza dell'uomo, dimenticando
questa parola. Vedete, oggi il problema non è più tanto quello di vedere se riusciamo a dimostrare l'esistenza di Dio, oppure se riusciamo a dimostrare, semmai con la scienza, che Dio non esiste. E il problema è proprio quello che mi avete chiesto di trattare questa sera. Dio, ma quale Dio? Vedete, in passato la questione quale Dio non si poneva. Si poneva appunto la questione, cosmai, dell'esistenza o della non esistenza di Dio. Perché tutti pensavano di sapere cosa significava la parola Dio. E Dio è il creatore e il reggitore del mondo, intelligente e onnipotente. Dio era ovvio che fosse il legislatore che dava le norme etiche per la vita. E Dio era il giudice finale che alla fine della vita avrebbe giudicato dando il premio del paradiso o il castigo. Ecco, oggi la modernità, il mondo di oggi, il mondo moderno, si può dire il mondo della secolarizzazione, ha messo in discussione questa visione di Dio. O ha messo in discussione tutta una serie di aspetti che erano connessi con questa visione di Dio. E vorrei brevemente ricordare tre tipi di contestazione di questa visione di Dio che si sono avuti nel mondo moderno. Una prima contestazione viene o è venuta dalla crisi di quello che è stato chiamato il mondo incantato. Un autore come Michel Gaucher ha scritto Il disincanto del mondo per cercare di spiegare come sul flusso della visione scientifica del mondo si è passati da una visione del mondo che lui chiama incantato a una visione del mondo disincantato. Qual è la visione del mondo incantato? È un mondo dove costantemente possono intervenire delle forze soprannaturali, che possono essere di angeli, di demoni, e che può essere di Dio, che interviene nella nostra vita, mandandoci una malattia, oppure facendo il miracolo di guarircela, facendo venire una tempesta, oppure fermando la grandine che sta per arrivare, mandando una peste come castigo, oppure salvando dalla peste, da un terremoto. Ecco, il mondo incantato è il mondo che non è retto dalle leggi della natura che noi conosciamo o che man mano veniamo a conoscere, ma è retto da forze soprannaturali che intervengono. E Dio qui viene concepito, ecco, nel mondo incantato, un po' come una causa fra le altre cause del mondo. E c'è la causa, va a sapere, di una scarica elettrica che procura il fulmine, e Dio può essere la causa che, come un parafulmine, ferma il fulmine. Oppure, in altri casi, no, c'è un processo di sviluppo, no, di un cancro in una persona, e Dio può essere come la medicina anticancro che ti ferma il cancro, no? E in questo caso Dio diventa una forza tra le altre forze del mondo.
Capite che se Dio fosse questo, la scienza non avrebbe più niente da fare, poco da fare, non dovremmo, quando siamo malati, rivolgerci al medico, ma dovremmo andare a pregare Dio che intervenga lui, no? Se è una forza tra le forze. Ecco, questa è una contestazione di questo mondo incantato e che quindi mette fuori gioco una visione di Dio di questo tipo. Recentemente abbiamo avuto una critica al Dio sulla base di una certa coscienza morale che è cresciuta con l'epoca moderna. Una coscienza morale che ha messo al centro del valore la dignità dell'uomo, la sua libertà, il suo autonomo sviluppo, no? E ha criticato ogni visione di Dio come una trascendenza che dall'esterno si impone all'uomo e gli dice che cosa vuole fare. Gli dice che cosa vuole fare non dall'interno del dinamismo, del desiderio umano, della ricerca umana, della felicità, ma dall'esterno. Quasi tu, se vuoi essere felice, devi fare questo, anche se costa, perché io ti premio se tu fai questi sacrifici, mentre invece se tu vuoi darti la bella vita, io poi ti castigo. Ecco, questa visione del Dio morale, come lo chiamava Nietzsche, è una visione che è stata fortemente criticata. Questo teologo, questo scusatemi, filosofo del nichilismo, che ha scritto quel libro, Così parlò Zarathustra, in cui Zarathustra annuncia che Dio è morto e che noi lo abbiamo ucciso, ha in mente proprio questa visione di Dio, di un Dio che dall'esterno si impone all'uomo, che in se stesso riassume tutte le potenze degli esseri superiori che costringono l'uomo a vivere non sviluppando pienamente se stesso, ma obbedendo a degli ordini superiori. Ecco, la domanda che vorremmo porci è questa: è possibile risollevare Dio da tutte queste critiche? È possibile che queste critiche, invece di abolire Dio e farlo morire, siano una via per purificare l'idea di Dio, per toglierle da Dio tutte quelle proiezioni che l'uomo ha rivoltato su Dio? Perché di fronte a queste critiche si sono aperte due vie. La via di chi ha perso la fede in Dio: questo Dio non mi va, non mi va il Dio come forza tra forze o tappabuchi nel mondo della nostra vita, non mi va la visione di un Dio subordinato alla politica, è fatto strumento della lotta politica, delle guerre, delle violenze, eccetera, non mi va, e quindi lo elimino. Oppure non mi va, è un Dio che dall'esterno mi dia delle leggi che mi comprimono la vita invece di farmi vivere pienamente. E allora si nega l'esistenza di Dio. Notate, in tutte queste, chi sceglie questa via nega una certa visione di Dio, no? Nega il Dio tappabuchi, nega il Dio che si intromette nella nostra vita politica, nega il Dio che comprime l'umano. E io dico, ma certo, fa bene a negare quella forma di Dio. C'è però un'altra via, scelta da chi, in base a queste critiche, cerca proprio di vedere se purificando l'idea di Dio da tutte queste qualifiche non si scopra e non si incontri una fede nuova in Dio, cioè
nel vero e autentico Dio. E i cristiani che ancora credono in Dio, no? Cioè, quelli che erano cristiani e hanno perso la fede in Dio, normalmente per uno di questi motivi. E i cristiani che invece credono in Dio ci credono ancora perché in qualche modo hanno superato quella visione di Dio e hanno scoperto un'altra visione di Dio. E in che modo? E fondamentalmente hanno scoperto una nuova visione di Dio, o una visione più autentica di Dio, e attraverso la tradizione, ripercorrendo, rileggendo la tradizione cristiana, rileggendo sia la Bibbia, l'Antico e il Nuovo Testamento. E noi abbiamo una rilettura della Bibbia anzitutto, fatta con spirito critico, cioè cercando di distinguere nella Bibbia le sue intenzioni religiose di fondo, che vogliono praticamente cercare di parlarci di Dio, da tutta quella mentalità che era la mentalità diffusa nel tempo, che era la mentalità scientifica del tempo, la mentalità politica del tempo, la mentalità etica del tempo e anche la mentalità religiosa del tempo. Nell'Antico Testamento l'idea che man mano viene fuori e viene alla luce è che Dio è padre di tutti, che vuole la salvezza di tutti, che usa la via dell'amore, non è un Dio di parte, si apre, è un Dio di Israele, ma è un Dio che vuole salvare per tutti gli uomini e vuole che tutte le nazioni riconoscono poi l'unico Dio. E però questo è un lavoro di purificazione non facile, ancora qualche volta si benedicevano, no, le bandiere di un esercito contro un altro esercito. E anche viene fuori a poco, si svincola anche l'idea di Dio da quel Dio legato a una certa visione dei rapporti etici tra gli uomini. Ad esempio, è Dio ancora nell'Antico Testamento in certi momenti appare come un signore che guarda i suoi sudditi e con premi e castighi li costringe a fare quello che lui vuole. Cioè c'era un'idea ancora diffusa tra di noi, è che è quella che chi è importante è colui che domina, l'etica del dominio, l'etica dell'imporsi agli altri, l'etica di chi è grande deve essere potente e deve dominare, deve espandersi. E naturalmente se questa è la visione della cosa più perfetta che c'è, il desiderio più grande che l'uomo ha, ecco che lo proietta in Dio e dice: Dio è il più potente di tutto, quello che si impone a tutti, e se la gente non gli obbedisce è pronto a castigare. E invece già nell'Antico Testamento si fa luce una visione di Dio che è fedele all'uomo anche se l'uomo non è fedele. Osea ci presenta la visione di Dio attraverso il simbolo di Osea stesso, no? Che ha preso una moglie, la moglie l'ha tradito e lui continua ad amarla anche se l'ha tradito, per dire Dio continua a amare il suo popolo anche se l'ha tradito, e soprattutto il Dio che non è il Dio dei signori ma il Dio dei poveri, il difensore delle vedove, degli orfani, degli stranieri, che critica ogni ingiustizia. E qui c'è tutta la visione dei profeti che si fanno voce di Dio per mettersi dalla parte dei deboli, degli umili, di chi
maltrattato, è anche dello straniero. E c'è un'ultima caratteristica che vorrei ricordare di questa umanità di Gesù in cui traspare il vero volto di Dio, è quello della non violenza da parte di Gesù. Non violenza non solo nel senso negativo, perché ha detto e poi ha praticato, se uno ti vuol dare uno schiaffo in una guancia, porgigli anche l'altra guancia. Ricordo da un dialogo con un buddista che diceva questa è l'espressione massima della non violenza, cioè ti tieni lo schiaffo che ti ha dato e non gli ridai un altro schiaffo e quindi sei addirittura disposto a riprenderne un altro. No? Che questa non violenza di Gesù scinde completamente la figura di Dio da ogni violenza. C'è tutta una letteratura che unisce, perché nella storia è stato così, unisce la figura del sacro e di Dio con quella della violenza. E ancora adesso si pensa di poter fare delle guerre sacre, i cristiani hanno fatto al tempo delle crociate, i musulmani in certi casi continuano a pensare che si possa fare violenza in nome di Dio. No? Ecco, Gesù con la sua non violenza, lui figlio di Dio, manifesta un volto di Dio per nulla violento. Notate, la non violenza non è solo qualcosa di negativo, no? Non faccio violenza all'altro, ma è qualcosa di profondamente positivo, sia perché è uno stile di accoglienza di tutti, anche di quello che ti sta facendo del male, no? Ma poi è positivo perché è la ricerca di una via alternativa al male che non sia quella di infliggere altro male. È anche giusto atteggiamento di non violenza, la giusta pratica di non violenza, anche quella portata avanti ad esempio da Gandhi, in questo molto in sintonia col Vangelo, no? E forse facendola imparare anche ai cristiani che non avevano abbastanza vista nel Vangelo, la non violenza non è lasciare che il male faccia il male, ma è cercare delle vie alternative al male che non siano quelle di infliggere altro male. E le vie alternative sono quelle, per esempio, della denuncia del male, della falsità, dei soprusi. Non è che di fronte al male non bisogna dire niente. Il male va denunciato. Gesù in certi casi è stato anche molto forte nel denunciare i mali. Denuncia del male, solidarietà con le vittime. Il male si combatte anche solidarizzando con le vittime, mettendosi da parte delle vittime. E poi con la pratica dell'autentico perdono. Una delle vie non violente che Gesù ha praticato, sia con la parola sia con i fatti, è quella del perdono, che non è chiudere gli occhi di fronte al male, fare come se il male non ci fosse stato, ma il perdono è far leva sulla dignità della persona, del peccatore, sulla sua possibilità di bene, nonostante che abbia commesso il male. Adesso concludiamo perché lunga, ci chiediamo quale Dio, no, un Dio potenza che si impone come forza più forza tra le altre forze del mondo e prima o poi è violento nei confronti dell'uomo, ma un Dio umano, cioè un Dio per l'uomo, vicino all'uomo, un Dio, è il mistero centrale
del cristianesimo è quello dell'incarnazione, che si è fatto uomo, ma direi anche che urge nell'uomo, che spinge nell'uomo perché nell'uomo prevalga la compassione, la cura per l'uomo, prevalga la non violenza e prevalga la fraternità, prevalga la libertà, e che traspare nella sua trascendenza incondizionata sia nell'eccomi, come dicevo, di chi si prende cura del fratello, sia nella richiesta di aiuto e di amore del bisognoso, nello sguardo di chi dice: non uccidermi, aiutami a non morire. Levinas, ancora per citare e finire con questo autore, dice: non può esserci alcuna conoscenza di Dio a prescindere dalla relazione con gli uomini, cioè da questo tipo di relazione con gli uomini, di chi dice: eccomi, e lì fa trasparire Dio, e da chi dice: aiutami che ne ho bisogno, e di lì è la voce di Dio che mi giunge. E finisco completando la citazione da cui sono partito, da quel racconto di Martin Buber, che dice, dopo che l'altro aveva detto: ma come usi utilizzare la parola Dio, no, così calpestata, così utilizzata per fare la violenza, per le potenze, per fare le guerre, per fare eccetera eccetera, come usi ancora utilizzare questa parola di Dio? E l'altro che cerca di spiegargli: sì, la parola di Dio è stata calpestata, bisogna però che cerchiamo di levarla da tutte queste macchie che ha subito, rifarla di nuovo risplendere per quello che ha da dire, no? Alla fine, conclude Buber, la stanza si era fatta molto buia, la luce non fluiva più, l'anziano signore si alzò, venne verso di me, mi pose la mano sulla spalla e disse: vogliamo darci del tu? Il colloquio era finito, poiché dove due sono veramente uniti, lo sono nel nome di Dio.